Facciamo un viaggio meraviglioso all'interno dei meandri di un D'Annunzio inedito. Andremo a guardare le chat private di D'Annunzio e Leonora Duse, e poi cercherò dei paralleli con dei brani di mia composizione, perché seguiremo la mia ultima sinfonia, che si intitola Sinfonia Notturna, dei brani per violino e orchestra, per due violini e orchestra, e poi tanti ospiti, appunto Giuliana Desio, che ci aiuterà a leggere queste bellissime lettere tra D'Annunzio e la Duse, accompagnate dalla mia musica, e poi la presenza di Fasma, un'entrata in scivolata tra la musica classica e la trap, quindi con le orchestrazioni che ho fatto io proprio per questi due pezzi che abbiamo già presentato al Festival di Sanremo insieme, quindi è una serata bellissima. Sono molto emozionato di tornare in Abruzzo con un programma così denso, ricco di mie composizioni. Tra l'altro la Sinfonia Notturna è la prima esecuzione mondiale, ho scelto proprio di farla qui per la prima volta in questa terra che mi ha dato le prime esperienze, e adesso voglio io portare le mie esperienze a questa terra per crescere insieme. E questa è la seconda volta a questo festival stupendo, era necessario, credo che l'Abruzzo abbia bisogno sempre più di queste iniziative che sono meravigliose, perché come vediamo la gente risponde. Purtroppo la mentalità di chi parte in Abruzzo, no? Di chi prova a fare una cosa nuova è sempre ma la gente poi non piace, e invece non è vero, perché basta, ecco, non so se potete girare un attimo la telecamera, far vedere, per un concerto sinfonico, questo bellissimo pubblico, una fila che ancora deve smaltire, non so se inizieremo un po' in ritardo perché c'è tantissima gente ancora fuori, e quindi bisogna imprendere in cultura, bisogna investire, rischiare e ambire molto, perché l'Abruzzo deve tornare ai vertici internazionali della cultura, e io ci credo. Per me è stato curioso, perché io non mi ero mai cimentata con una cosa così classica, diciamo, come D'Annunzio. E non avevo mai pensato di potermi emozionare a leggere D'Annunzio, perché D'Annunzio era distante da me dal punto di vista così culturale, non dico ideologico, ma insomma diciamo distante per i miei gusti. Invece nello studiarlo, riavvicinarmi a lui, e poi con la musica di Melozzi, che è stata perfetta, mi sono veramente emozionata. E tra l'altro ho visto che la poesia, che non è quasi mai stata recitata da una donna in realtà, con una voce femminile prende un corpo, prende una verità, anche un eros che non mi aspettavo, e vedo che piace moltissimo, l'ho fatta sentire ad altre persone, tutti mi hanno detto che insomma, diciamo, è stata una bella riuscita questa serata per me, questo connubio con D'Annunzio, per me inaspettato, e anche con Melozzi, perché comunque non avevo mai lavorato, non mi era mai successo, quindi magari faremo altre cose. Adesso lui vuole incidere, ha detto incidiamo questa poesia, facciamo un disco, perché tutto può essere. Grazie a D'Annunzio, sì, grazie a D'Annunzio, inaspettatamente.